11:33 minuti, benvenuti. Mercoledì 28 aprile, nuova puntata di Good Morning Milano, sempre in diretta per raccontarvi tutti i fatti principali che avvengono nella nostra città e tutte quelle persone che diventano protagoniste del racconto di Milano. Apriamo subito, però lo sapete, ha subito una novità, lo vedete in alto qua a sinistra, c'è un loghino, c'è un 6, ebbene sì, oggi è il nostro sesto compleanno, Milano News compie 6 anni, sono 6 anni che andiamo in onda da quel famoso aprile del 2015, quando la città era in preda alle emozioni che da pochi giorni a quella parte avrebbero invaso la nostra città grazie ad Expo. Ci ritroviamo qui dopo 6 anni a raccontare una città completamente diversa, completamente cambiata, ma sempre piena di storie. Appunto, una di quelle storie che raccontiamo tutti i giorni è quella che possiamo raccontare grazie a Wise Air. In poche parole possiamo monitorare tutti i giorni puntualmente l'inquinamento sulla nostra città, sapere quant'è il PM2.5 in questo istante, grazie ad Arianna, che è il vaso che respira, e grazie alle 100 Arianne installate sui balconi e sui terrazzi della nostra città. Quest'oggi il livello di PM2.5 è 24 microgrammi per metro cubo, in diretta appunto questo dato live in questo momento sulla città media, un dato medio che incomincia però a essere giallo, lo vedete, quindi insomma incomincia a rialzarsi, negli ultimi giorni si sta alzando un po' l'inquinamento atmosferico, speriamo bene, speriamo che non raggiunga di nuovo quelle vette di inizio anno dove si superava tranquillamente gli 80, i 90 microgrammi per metro cubo. Grazie davvero a Wise Air che rende tutti i giorni possibile questo monitoraggio per una bellissima rete di supporto alla città, di controllo dell'inquinamento, una rete un po' una rete dal basso, dovrebbe dire, fatta dalle tanti vasi installati sulle terrazze e sui balconi di questa città. Questa è la bellezza della tecnologia che è quella anche che vi porta la mia voce, i nostri video, le nostre informazioni nelle vostre case tutti i giorni, tecnologia che però dobbiamo imparare ad usare, dobbiamo essere educati nell'usarlo, perché spesso e volentieri non è tanto un pericolo, quanto però proprio una difficoltà magari per certe persone, un po' forse anche per tutti, anche per noi che magari le usiamo tutti i giorni e ci lavoriamo, nell'usarli nella giusta maniera. E allora c'è un gruppo di ragazzi che ha pensato di dire: ma perché non possiamo incominciare a far vedere bene quanto tempo sprechiamo a volte, o magari invece passiamo con le tecnologie in mano e facciamo diventare anche un tempo positivo e che sia un tempo attivo. Sto parlando del progetto Mind Your Time e per parlarcene meglio abbiamo in collegamento con noi Mattia Minzolini. Buongiorno Mattia, ti chiedo di inclinare leggermente il video perché ti vediamo un attimo tagliato la testa, quindi se puoi inclinare un po' di più, perfetto. Eccoti qua Mattia, adesso ti vediamo in tutto il tuo splendore. Benvenuto Mattia, grazie mille di essere collegato con noi. Grazie mille a voi, buongiorno a tutti gli spettatori. Allora, dicevo appunto, usare uno smartphone diciamo che è capace chiunque oramai, usare un computer più o meno anche, usarlo nella maniera corretta o meglio, nella miglior maniera e utilizzo per noi stessi non è così scontato invece. Assolutamente no, anche perché tutte le nuove tecnologie fondamentalmente sono progettate secondo un concetto di magnetismo, quindi i dispositivi e i loro contenuti sono fatti per attirarci, ingaggiarci il più possibile. Imparare a trovare un equilibrio, quindi nei nostri stili di utilizzo, non è assolutamente una cosa scontata. Insomma, questo lo diceva lunga anche perché ricordiamo ad esempio che l'ideatore dell'iPad, lo stesso Steve Jobs, disse: non lo faccio usare però alle mie figlie perché appunto, come dici tu, è troppo magnetico. Quindi perché questo magnetismo però può essere diciamo negativo e come invece possiamo renderlo invece positivo? Allora, partiamo un po' dal presupposto che la tecnologia non è di per sé positiva o negativa. Quello che può essere positivo o negativo è l'uso che ne facciamo. Diciamo che essere ingaggiati secondo stili di utilizzo che sono un pochino quelli che gli smartphone, i device in generale suggeriscono più immediatamente può avere delle conseguenze. Per citare alcuni dati, siamo connessi e siamo davanti al nostro smartphone circa il 30% della nostra giornata. Veniamo distratti da una notifica ogni 180 secondi e ogni giorno lavoriamo circa 2 ore in più per recuperare il tempo perso in questo modo.
Io credo che questo stile di utilizzo non sia positivo e non sia sostenibile a lungo termine. Non lo sostengo solo io, lo sostiene anche la ricerca. La letteratura parla di abbondanti conseguenze che provengono da questi stili di utilizzo che possono andare a impattare i nostri toni umorali fino ad arrivare a comportare dei cali della nostra concentrazione e della nostra capacità di gestire lo stress. Da qui il bisogno in qualche maniera di andare a costruire quella che io definisco media education, cioè un'educazione al rapporto positivo con i device e i nuovi media. Interessante, tu parli di educazione e rapporto positivo, quindi sfangata, diciamo, il primo passaggio, no? Che non deve essere demonizzare la tecnologia o appunto gli smartphone, non sono il male loro, non nascono per essere il male, impariamo a usarli bene. E vi siete, tu e il tuo compagno Federico, poi dopo avete aggiunto anche una compagine per cui adesso siete una bella squadra, avete avuto una bella idea per... Si può chiamare un'app, però non è solo un'app, è molto di più, giusto? Allora, aspetta che abbiamo perso un attimo il collegamento. Mattia, fammi un cenno quando mi risenti di nuovo. Mi senti, Mattia? Non ancora, adesso salta un po' la tecnologia. Appunto, non sempre la tecnologia è positiva o negativa, in questo caso è negativa perché non ci rende possibile un collegamento stabile. Beh, credo però adesso che mi stai di nuovo risentendo, vero? Sì, Ok, perfetto. esattamente, Dicevo, siamo non è quasi tornati. mai positivo o negativo, in questo momento invece è negativa perché non ci fa sentire la tecnologia, ma appunto, dicevo, sfangando subito il primo step, cioè il device, lo smartphone, la tecnologia non è di per sé cattiva, non è lei il problema è saperlo utilizzare meglio. Tu e il tuo amico, il tuo compagno di corso Federico, poi dopo vi siete allargati appunto ad altre persone che adesso hanno creato una bella squadra di lavoro, avete pensato quella che possiamo definire un'app, o forse in realtà è molto di più di un'app. Allora, sì, è un'app mobile, ma in your time sostanzialmente è un sistema che monitora in tempo reale l'utilizzo che facciamo del device, andando sia a rilevare l'utilizzo delle singole app che dell'intero smartphone. E quando viene rilevato un utilizzo fuori soglia per quelle che diciamo possono essere delle dinamiche che possono andare a inficiare benessere e produttività, ma in your time lo notifica all'utente. E lo notifica proponendogli delle brevi attività evidence-based che in qualche maniera sono state costruite per andare a migliorare lo stato d'animo, riaccendere i livelli di concentrazione, abbassare i livelli di stress. E diciamo sono le tre macro conseguenze di un utilizzo, come dire, negativo delle nuove tecnologie. La cosa Mind your molto... Ah, time scusa. inoltre. Vai pure, Mattia, scusami. Mind your time, diciamo che è un'interfaccia che media il rapporto tra l'utente e il device e si basa su un approccio positivo. Io e Federico abbiamo studiato psicologia, quindi tutta l'app, come dire, è basata su uno stile empatico di ingaggio ed è totalmente mirata al supporto dell'esperienza dell'utente. La cosa interessante è che sarebbe da pensare che appunto voi giovani sappiate maneggiare al meglio queste tecnologie, che quindi chi se ne frega di imparare ad essere educati. E invece no, perché avete capito anche chiamiamolo pericolo, comunque, cioè quali sono le problematiche legate appunto all'utilizzo sbagliato di questi mezzi. E dicevi che appunto la fascia d'età su cui più state puntando e che è quella che poi vi richiede proprio la necessità di questo prodotto è quella dei più giovani in realtà, giusto? Esattamente, esattamente. Diciamo che il nostro target di partenza a livello di età si orienta tra i 18 e i 30 anni, quindi tendenzialmente stiamo parlando di studenti e giovani lavoratori. Durante ricerche di mercato che abbiamo fatto agli inizi del nostro progetto, abbiamo scoperto che questa è la fascia che più riporta al bisogno, quindi in un senso proprio esplicito di affrontare il problema e in qualche maniera andare a costruire il proprio benessere digitale. Mattia, sembra interessante, cioè, consapevoli, diciamo, un po' della problematica e consapevoli anche, diciamo, dei propri limiti in un certo senso. Assolutamente sì, assolutamente sì. Questo risultato ha colpito noi stessi all'epoca. Ci aspettavamo una forma di consapevolezza più sviluppata in target di età più elevati che magari non fossero stati esposti da così giovani alle tecnologie e quindi in qualche maniera avessero potuto rilevare di più gli impatti. In realtà quello che abbiamo riscontrato è Il esattamente il contrario. contrario.
Anzi, fuori onda mi dicevi che le generazioni più grandi non ce le vogliano, cioè, io faccio parte di quelle, a volte anzi commettono un errore, nel senso che, dimmi se sbaglio, si accorgono della problematica, magari, ma pensano che non riguardi a se stessi, giusto? Sì, molto spesso c'è una sovrastima di quelle che sono le proprie capacità in qualche maniera di andare offline. Soprattutto quello che capita molto spesso è di rilevare una sottostima dei tempi che l'utente crede di passare online. Di solito ci aggiriamo circa sul 50% della sottostima, quindi nel momento in cui si chiede a un over 30 più o meno quanto pa tempo passa al telefono, se risponde 2 ore, vuol dire che più o meno le ore quotidiane saranno 4 Però, nell'effettivo. questo è interessante però perché da un paio, forse anche un po' di più, di generazioni, ad esempio di iOS, il sistema operativo di Apple, Apple stessa ha messo un'applicazione che monitora appunto l'utilizzo, le ore, che cosa facciamo, quali applicazioni usiamo di più. Come mai secondo te c'è questa attenzione anche da parte appunto del costruttore stesso, cioè del colosso di coloro che hanno reinventato lo smartphone? Beh, diciamo che un trend abbastanza ricorrente nelle aziende è diventato quello di lavorare tanto sulla propria corporate reputation. Dall'altro lato c'è sicuramente anche l'attenzione, come dire, prosociale a un disagio che effettivamente sta diventando sempre più massivo e di fronte al quale grandi aziende come Apple non possono rimanere indifferenti. C'è anche da dire che l'app di Apple è un'app di semplice monitoraggio, quindi a nostro avviso mancano tutta una serie di sistemi presenti all'interno dell'applicazione che in qualche maniera siano effettivamente in grado non solo di boostare la consapevolezza dell'utenza, ma anche di supportarla in un processo di cambiamento del proprio comportamento. Ecco, perché quello che invece My Your Time può fare, mi dicevi prima, è anche darmi dei suggerimenti e delle vere e proprie praticità da compiere per, diciamo, essere meno, si può dire meno schiavo, in un certo senso? È una parola che non vi Sì, piace? diciamo che un po' la mission di Mind Your Time è andare a creare un utilizzo consapevole del device, insegnando all'utente un buon balance tra modalità online e offline. Mi spiego meglio, Mind Your Time insegna all'utente quando a riconoscere quando ha bisogno di andare offline per ripristinare le risorse psicofisiche intaccate da un uso massivo del device, in maniera da ritornare al 100% dei propri livelli di concentrazione, energia, stato d'animo e poter tornare quindi in un secondo momento online al massimo delle proprie capacità. Ecco, perché Mattia, sono molti che ci stanno seguendo, ringrazio anche Cristina e Laura che ci stanno seguendo in questo momento, che hanno commentato anche, ecco, Cristina ti dava ragione, ad esempio, diceva, io pensavo di usare poco il cellulare, poi l'app di Apple mi ha spiegato che invece lo usavo 4 volte quello che pensavo, quindi insomma, come dici tu, siamo molto bravi a sottostimare l'utilizzo, ma senza fare allarmismi, perché ricordiamo, non è il male assoluto lo smartphone, anzi, grazie poi ad applicazioni come Mind Your Time possiamo farlo diventare il bene assoluto volendo. Ma quali sono queste problematiche psicofisiche di cui stavi parlando poco fa? Cosa ci può portare a inficiare appunto lo smartphone? Allora, diciamo che le dimensioni inficianti che sono state rilevate sono parecchie. Andiamo dalla zoom fatigue alla semplice Scusa, non ho FOMO, capito. Mattia, che dalla, spiegaci un per po' cos'è descrivere. questa. Perdonami? Spiegami un po' com'era l'ultima, la prima cosa che hai detto, dalla, non ho capito. FOMO praticamente è quella che potremmo definire la paura di perderci dei contenuti che stanno passando online. Mamma È la mia. tendenza delle persone, per esempio, se utilizziamo come esempio il contesto dei social network, di avere il costante bisogno, avvertire il costante bisogno, impulso di aprire il social in maniera da non perdere nessun contenuto o nessuna conversazione che possa essere rilevante per loro. Diciamo che è un po' la paura di un'esclusione sociale, se la vogliamo definire in questo modo. È angosciante, è come se 50 anni fa mia nonna avesse vissuto sull'uscio di casa aspettando tutti i giorni il postino per paura di perdersi una busta, cioè è Mi una roba sembra un parallelismo azzeccatissimo. allucinante. E queste cose, diciamo, le facciamo quasi inconsciamente, però questo è il dramma, no?
Il problema grosso è questo, e questo infatti è il punto che abbiamo deciso di intaccare con la nostra soluzione. Sostanzialmente andare a generare consapevolezza, che oltre a questo non è una skill che è spendibile soltanto nella costruzione di un miglior rapporto con i device, ma poi diventa una skill spendibile a 360 gradi nella propria vita per migliorare le proprie condizioni e la propria felicità. Senti Mattia, io starei qua fino alle 4 di oggi pomeriggio a parlare con te, però ahimè ho un timing da seguire, quindi devo passare agli altri temi che sono molto anche interessanti, quindi non voglio rubare più spazio a chi viene dopo di te. Ti chiedo davvero per favore Assolutamente. di ritrovarci, voglio davvero continuare a fare una chiacchiera con te e a far vedere chi da casa, che in questo momento sono veramente in tanti a seguirci, vuol dire che come dici tu appunto la consapevolezza c'è e c'è un bisogno da andare a colmare. Voi avete colpito in pieno, però prima di finire, ricordiamo che per colpire in pieno tutto questo possiamo anche darvi una mano, giusto? Spiegaci Assolutamente, bene. stiamo portando avanti una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso e stiamo cercando di raccogliere il capitale che ci servirà fondamentalmente per poter lanciare la nostra applicazione e renderla disponibile a tutti. E allora, Quindi, se in Mattia. qualche maniera vi ho interessato con il mio racconto, vi invito a venire a trovarci su No, ma aspetta, Produzioni Mattia, dal Basso. non ti caccio ancora perché prima di salutarti definitivamente, vediamo allora, abbiamo un bellissimo video dove ci spiegate bene perché darvi una mano col crowdfunding. Quindi chiedo a Piera di mandarci il video. Grazie Piera. Mattia, interessantissimo tutto questo. Adesso sta andando il video, sta andando. È molto molto Nell'era della interessante, digital davvero. transformation, Adesso uno sta dei andando il temi video, principali è finito il proprio video, il ti saluto, tempo. ti Basti ringrazio. pensare Dacci che un po' anche le trascorriamo coordinate circa il ancora. 28% della Mi nostra ricordaci il giornata sito, con ricordaci uno tutto quanto smartphone in mano. Ogni 180 secondi veniamo per poter distratti aiutare da una ancora, anche se notifica abbiamo appena visto e il ogni giorno video. lavoriamo circa 2 ore in più per recuperare il Dacci tempo tutte le perso in questo modo. coordinate. Certo, essere connessi non rappresenta più solo un vantaggio, ma Perdonami, anche temo una di averti necessità. perso. Sì, no, fa niente, Tuttavia, però questi stili adesso di c'è il video in utilizzo onda, possono c'è il video in onda in compromettere il questo nostro momento. benessere È molto psicofisico. interessante, Mattia. Io ti Sì, ringrazio tu hai tantissimo, davvero è ragione, ma molto che molto cosa ci puoi fare? interessante. Oggi E alla mi sa fine che non ti tutti abbiamo uno libererai facilmente smartphone in di noi, nel tasca. senso che ti Noi stringo siamo un addosso team sta storia. multidisciplinare di specializzati Guarda, in psicologia volentieri, vi informatica e ringrazio per ancora affrontare tanto questo per problema abbiamo sviluppato Mind cerchiamo Your anche di Time, trovare, un'app che non so, adesso trasforma il telefono da è potenziale l'idea, poi te la distrattore dico, a nel senso che strumento per il stiamo benessere sviluppando una nuova digitale. Mind trasmissione. Your Time viene in aiuto agli utenti nel momento E del non sarebbe bisogno e male se propone loro riuscissimo in qualche brevi maniera contenuti a audio di dare una sorta di psicoeducazione, suggerimento, meditazione, vediamo se ogni giorno, ogni visualizzazione, settimana, ogni due giorni, così, rilassamento, focusing, grazie a voi, cioè un non so, insieme di l'angolo di Mind tecniche e Your Time strategie che ci attraverso dice cui questa possiamo roba qua, una accompagnare passo roba che passo ovviamente gli utenti a voi nell'attiva deve costruzione del loro costare benessere poco tempo, digitale, appunto, perché time è aiutando quello a che è, prendersi una pausa però è dalla qualcosa che appunto tecnologia quando riusciamo a più ne hanno fare. bisogno. Perché è molto Aspetta, interessante, aspetta, ma davvero. mi stai dicendo che vuoi aiutare le Assolutamente, ti persone a ringrazio. Per utilizzare noi, meno lo più riusciamo smartphone a con un'app diffondere per questa cultura del smartphone? benessere digitale, Esatto, noi più ci siamo convinti che avviciniamo a sia raggiungere il nostro l'obiettivo. obiettivo. Au! Quanto Hai piuttosto fatto tu il utilizzo commento? smartphone. Di Occhio che è conseguenza uscito come Martino promuoviamo la Milano, però, non nostra come app Milano un News. utilizzo consapevole dello smartphone che ci aiuti a Se riesci, fagli uscire costruire come e a Milano News, che è raggiungere i meglio. nostri obiettivi di benessere. E con questo video, che cosa Secondi di volete ritiro. ottenere? Per Ricordaci realizzare comunque tutto tutte le questo, coordinate abbiamo adesso, lanciato una campagna di Mattia. Per crowdfunding quanto sulla ricordaci così. piattaforma Mi Produzioni dal Basso. senti, sì. Tutti i fondi raccolti saranno investiti Sì, per ok, finalizzare il ricordaci di nuovo, prototipo e renderlo ricordaci tutto disponibile a adesso. tutti. 20 Se ti abbiamo secondi di tempo. convinto, che cosa aspetti? Corri su Produzioni dal Basso e dona ora per aiutarci a realizzare il nostro Perdonami, 10 progetto. Grazie. secondi. Hai detto. Mind your time, avete capito? Avete visto anche parte del bellissimo team di giovani ragazzi e ragazze che stanno lavorando a questo progetto. Mattia, come, ricordaci per finire, come possiamo fare ad aiutarvi o comunque come fare anche a approfondire il tema, a sapere di più e poi magari appunto innamorarci del vostro progetto e a quel punto anche donare. È saltata ancora la comunicazione, salta sempre quando non deve. Quindi Mattia, fammi un fischio quando mi risenti di nuovo. Sì, Vediamo. sono Eccolo qua, dicevo. tornato, Mattia, ok. abbiamo visto Non tutto, abbiamo visto il capisco. video. Dici allora, ricordaci in ultimo di nuovo come poter fare a sapere tutto sul vostro progetto, farci innamorare del vostro progetto e a quel punto poi anche donare e aiutarvi perché tutto possa diventare realtà nel più breve tempo possibile. Allora, diciamo che
potete approfondire la conoscenza del nostro progetto su tutti i nostri canali web, quindi a partire dal sito internet www.mindyourtime.it, i nostri social, Instagram, Facebook e LinkedIn, oppure potete venire direttamente a trovarci sulla piattaforma Produzione dal Basso e aiutarci eventualmente con una donazione per rendere Mind Your Time disponibile a tutti. Mattia, davvero super interessante questo tema. Non vi libererete di Milano News, perché sicuramente ci risentiremo presto, ok? Ne siamo contentissimi, ti ringrazio ancora per il tuo tempo. Fai complimenti a tutta la squadra, grazie mille, buon lavoro e in bocca al lupo per il crowdfunding. Grazie. Grazie mille a Mattia Minzolini di Mind Your Time. Continuiamo, andiamo avanti, è il momento delle foche parlanti, le incursioni poetiche delle foche parlanti, Alice Bertolasi, e poi è il momento di Milano Integra. Dalla raccolta fiore di Lalla Romano, i papaveri. Già balenava nel folto di rossi papaveri il grano, e vita segreta era in essi, infrenabile vita. Il grano era pingue e maturo, così fu battuto dal vento, e fu pavimento brunito quando cessò la tempesta. Ma i papaveri eretti e vivaci, simili a creste di galli, parevano emettere un grido selvaggio di gioia. Alice Bertolasi, le foche parlanti, l'avete vista, le foche parlanti sono sempre in nostra compagnia, e anzi questi 6 anni, l'augurio per questi primi 6 anni, questo compleanno lo dividiamo anche con loro, perché sono tanti anni ormai che collaboriamo insieme, quindi siamo ben contenti di aver avuto l'inclusione poetica di Alice Bertolasi qui con noi. È il momento di un altro compagno di viaggio che ormai è un bel po', no? Buongiorno Albi. Buongiorno a tutti e tanti auguri a voi, direi intanto. Sei anni, ce li portiamo bene. Pronti per la prima elementare quest'oggi. Siamo pronti per iniziare le scuole. Ma insomma, Albi, è un po' però anche che noi collaboriamo insieme, che ci racconti una Milano fatta di integrazione e fatta di nuovi arrivi, di gente che ama questa città e vuole venire qui a costruirsi la propria vita, e la cosa bella è che ce lo racconti sempre con tanti altri ospiti, e vedo infatti oggi un nutrito parterre insieme a te. Chi ci hai portato di bello oggi? Hai detto bene, noi raccontiamo Milano e non solo, interveniamo per renderla un luogo migliore di quello che insomma già si predispone a essere. Allora, oggi ho portato con me Antonio Buonocore, che è uno dei soci fondatori di Milano Integra e segue la parte più progettuale e le relazioni istituzionali, e grazie a lui siamo riusciti a intercettare Bor. Hi Bor, welcome. Hello everyone, buongiorno Milano, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Thank you for joining us. E quindi ho pensato di creare questa sinergia oggi, uno perché voglio dire è tanto tempo che appaio solo io e Elisa, quindi credo che sia il momento di fare, no, un ricambio anche di riferimenti per tutte le persone, perché il progetto è ampio, non ci siamo solo io e Elisa, no, noi quindi di dare vedere, spazio ad altri. A noi bastava non vedere in più caso Antonio che come dire, modererà e introdurrà un po' intanto se stesso, dopodiché passerà la parola a Bor, che racconterà. Il motivo che ci ha unito a Bor è stato che lei lavora al Politecnico di Milano, segue la parte di marketing e recruitment, però la peculiarità è che ha avviato un progetto tutto suo che, come il tuo programma si chiama Good Morning Milano, il suo si chiama Nome Good bellissimo. Morning Expat. Nome bellissimo, Good Morning Expat. So
He's just Grazie. saying that's a very good name. Yes, yeah, I got that. Thank Very you good so much. title. Yeah, we had to meet one day. Yeah. It was in our destiny to join hands. Good morning, Milano, and good morning, Expat. This is for we sure can a make, match. We can make a spin-off. We can make a spin-off and a new program, maybe. Right. Okay. Albi, comunque, non ti preoccupare. A noi bastava che tu ti toglievi e lasciavi Lisa, comunque. Non era un problema per noi. Cioè, questo lo dico, sai che sono un grande fan di Lisa, anzi, salutaci e salutaci anche tutta la squadra di Milano Inter. Sono ben contento appunto di vedere anche Antonio Bonocore. Benvenuto Antonio, un altro membro di Milano Inter, quindi. Sì, buongiorno a tutti. Io diciamo che ho riscoperto Milano per amore, perché amo una milanese da circa 8 anni, sono traduttore d'inglese, consulente di fondi e strumenti europei. E I would like Bo to tell us something about her vision and about her projects. About good morning expert and what she sees now, what she sees for the future of Milan, why did she choose Milan. Dopo, ovviamente tradurrò anche in italiano eventualmente il materiale. Go on board, sorry Ben. Okay, so well, first of all, thank you to everyone for this fantastic opportunity. And my name is Bhor Dubey, and I'm originally from India, and I have been living here in Milan for the last 7 years. So my core job is in marketing and recruitment in MIP, which is the business school of Politecnico di Milano. But of course, on the side, like Albi anticipated, I have recently launched this new initiative, which is a YouTube channel that showcases my entire experience of being an international student in Milan, but also an expatriate working over here. And it showcases a series of fun and informative videos about different aspects of life that expatriates and international students have to encounter, starting from very basic things like food, where to shop for international groceries, how to find the right apartment, what are the things to keep in mind when doing your visas, residence permits, procedural formalities, transport cards, and like this list is really endless. I can go on for hours, but to sum up, it showcases everything that you have to undergo on a day-to-day basis in your life as an international student or as an expat in Milan. The added value, of course, is it showcases my experience and the experience of my partner, Mr. Suman Sharma, and we are like the two owners of this channel, and we are expatriates ourselves, so it showcases all this information in real-time, real-life format. So that's the added value of our channel. And then the future, of course, we have started with this beautiful city of Milan, which I can now comfortably call home. And we're going to, of course, expand it to other cities in Italy and, of course, also in some other locations around Europe, possibly maybe France, because I used to live in France earlier. So I have like some experience of some other places in Europe, too. And well, in the long term, many other cities around the world. So that's our vision. And of course, I mean, the main premise here is that we have created this unique, well, it is a business model because it is our startup at the end of the day, but the vision is something more broad. So the vision is to help students and especially expatriates, future expatriates and students who would like to come to Milan and study here or work here or simply live over here and create a new life for them. And our idea is to give as much information as possible so that the prospective candidates, for example, international students or expats, can prepare themselves well. They can learn from our mistakes, and then you know they can just to prepare them to get the best out of their stay in Milan. That's the idea. Ecco, questa cosa è piaciuta anche molto a noi di Milano Integra, perché mette insieme la leggerezza, lei ha parlato di cose divertenti e leggere, con invece la serietà di fornire un servizio che è continuamente utile al supporto e alla gestione di tutto quello che c'è da fare. Bora ha parlato di una lista infinita, un endless list di cose potenzialmente fattibili e cose sulle quali è possibile fornire il proprio supporto. Lei è in forza all'MIP, quindi allo spin-off anche business del Politecnico di Milano, e quello che è il suo modello, che vuole essere sempre più esteso per essere replicato, oltre che su Milano, che lei dice di poter chiamare casa dopo 6-7 anni che ci vive,
è la possibilità di estendersi magari in Francia dove lei ha vissuto, ma innanzitutto fornirlo come modello, che è un modello poi di business, perché pur avendo una dimensione anche leggera, anche sociale, è innanzitutto un modello di business, che poi è quello che ci ha sedotto e convinto in buona sostanza. Yeah, and if I can add another little thing is Dì. our vision is of course to help future expatriates and students, but it is also to give a platform to local businesses. So a platform to local, for example, shops, businesses, brands to get a promotional medium so that they can also promote their services, products, and other things to expatriates and international students. So we have been, for example, collaborating with some restaurants, international restaurants, because when international people come over here, of course, they enjoy the fantastic Italian food, which is one of the best in the world. But at the same time, the expat community is always looking for foods from their own countries, Asian and other stuff. So we have been collaborating with some businesses in that sense as well. And of course, we're going to do that for many other types of businesses, even clothes brands and services. And then, of course, social services like the project of Albi and Antonio, which is Milano Integra. Ecco, esattamente, c'è la parte anche più business, la parte circolare e duplice, in quanto ovviamente il progetto di Bor, assieme anche al nostro, vuole essere anche una vetrina per tutte per tutti quei business, per tutte quelle aziende, per tutti quei fornitori di servizi a livello internazionale, quindi anche solo quella che può essere una drogheria, un supermercato etnico, un ristorante etnico, anche magari un'azienda che venda vestiti o comunque tutto quello che si possa interfacciare alle necessità e ai servizi per gli expat. Ed è proprio questo punto di vista sull'expat e sugli strumenti a loro immediata disposizione che è il loro primo movens, quello che li muove per primi. Poi ovviamente da qui c'è una volontà di coinvolgere il più possibile gli attori del territorio, soprattutto con una vasta dimensione internazionale e global, quindi globale e locale. Exactly. So I would say, Bor, that connection is the key word in this project, right? So connecting the people, to the territory and connecting the business one with each other. And this is like the real beginning of, of a new model of social model, of a new social model of a rebuilding, let's say, of this city. So in this term, we're talking about Milan because after the COVID, we're living a tough moment and we're all at the same time wondering how the future would look, of this city, the social future. So we're glad to have you on board in this project and thank you very much for sharing your story and your vision that is Sì. very, important. Ma, Albi, io però ho due domande che faccio sempre quando parliamo del tema, Certo, che quando parliamo certo. del tema di expat e di Milano, io ho due domande fondamentali che voglio fare a Bor. Who are the expat of Milan? And who are the expat that needs your services and your video and your channel? Who are these Yes. people? Well, there are mainly two categories of people. So the first big group are all those international students who are studying or are going to come to study in the various, top-notch universities and business schools here in Milan. So of course, starting with Politecnico di Milano, but even other universities, Bocconi, Bicocca, all the other big schools. And thanks to the internationalization efforts of the universities and business schools of Milan, but in Italy in general, there are a lot of international students who flock to Milan and choose this beautiful city as their study destination. So, of course, when they come here as foreigners, there are a lot of things that they need to understand, primarily about housing. So, how to get a nice apartment to live in, what are the different visa and postal formalities to carry out, how to obtain a fiscal code, for example. Okay, so there are many formalities, where to buy food, where not, which are the cheap supermarkets, which are the expensive ones, and how to get a transport card to be able to travel on trams, trains, etc. So
Like I said, the list of issues and things to do is endless, obviously. But then our aim is basically to create short videos about each of these themes so that we can give them information in the form of fun and informative videos, fun and informative at the same time, because we're talking about a very young group of people. And young people, well, all the information is there on Google. Okay, honestly speaking, it's not that. It is there on Google and on various platforms. Yeah, but often, if we can summarize that information in a light and fun way, it is easier for the young students to understand and also relate to my experience as an expat and as an ex-international student. So that is the idea. The second category of people that we target are, of course, expatriates. So many of these international students will eventually get possibly career opportunities, job offers in Milan or in Italy at large, and they will continue to live here to work and then kind of convert their status from international student to an expatriate worker. And also then when you start working, there are other issues that you have to, that you need to deal with, obtain your work permit, convert your permesso di soggiorno, maybe get like a bigger apartment where you wanna live by yourself and not in a shared apartment like you lived in when you were a student. Right. Maybe start a family later on, get married, have babies. So, I mean, you know, you need to look at medical care, healthcare, maternity covers. And so, like I said, the list is endless. And then our aim basically is to try to cover as much as possible in the form of short videos to help people get information about all these various things that they have to do. All right. Okay. And so the last question is, why Milan? Which are the reasons to come in Milan? To falling in love with Albi is not a good reason. Which are the good reasons to come in Milan? Okay. All right. I will share two reasons. One is the reason which is well known, that Milan is one of the most industrially rich, the most, let's say, commercial and prosperous city of Italy. So it has, it offers access to a lot of fantastic career opportunities, both as an international student, but also if you are an expatriate. So in terms of career growth, in terms of job prospects, employment opportunities, it is one of the key destinations to invest in when it comes to Italy. All right. My personal experience is that, well, I had, I was lucky to have this fantastic job opportunity with MIP, and I have been here in a very fulfilling position since the last 7 years, because in my role, I get to help international students play a little role in transforming their careers and lives. So it's quite a, it gives me a lot of job satisfaction. But why I like living in Milan is because Milan is a metropolitan, cosmopolitan, you know, full-on big city, but it is not as crazy as Paris or London. All right, okay. So we have 4 metro lines, a couple other train lines. I mean, the urban area of Milan is not like super wide. You can practically like cycle from one end to the other in 45 minutes. So it has a good balance, according to me. So you get the best of both worlds in Milan, according to me. All you have... You can taste the flavor of the dolce vita italiana, which is like you can kind of experience the entire cultural Italian experience that you would like to have when you are in Italy. But at the same time, you get all the best things that a big metropolitan, cosmopolitan city has to offer as well, both in terms of career opportunities, but also in terms of entertainment, leisure, recreational activities, food, and other things that you enjoy outside of work or your educational environment. All right. Okay. So thank you so much, Bor. Thank you so much for your channel. And we have to meet and to understand if we can make a new program, maybe it's Good Morning Expat in Milano, right? Okay, we can make a fusion of our programs. Albi, io ti... Eccoci. Ecco, ti senti, ok. Albi, io ti ringrazio tantissimo, grazie mille anche per i tuoi ospiti. Thank you so much, Bo, grazie mille Antonio. Ricordateci le coordinate di tutti i vostri progetti, Albi. Sì, assolutamente. Grazie. Abbiamo milanointegra.org, che è il nostro one-stop shop, e chiaramente potete seguirlo anche sui vari social, e in effetti è importante perché le stesse suddivisioni che ha fatto Bor, quindi studenti piuttosto che lavoratori piuttosto che famiglie, sono esattamente la tipologia di persone alle quali vogliamo rivolgerci.
quindi c'è assolutamente un'identità sia nel suo che nel nostro progetto. Chiarissimo. Grazie. Io voglio ringraziare Bor, thank you Bor, and voglio anche dire, voglio fare l'appello, quindi go and visit the Good Morning Expat channel and subscribe to, ok? ci vediamo molto presto con altri ospiti, con altre persone che racconteranno quanto è ampio il nostro modo di fare integrazione a Milano e soprattutto quanto desideriamo, ecco, essere protagonisti di questa ripartenza, portando ognuno il proprio contributo, il proprio valore. Quindi thank you Bor for your time, for thank joining you, us thank and you, this thank is only the beginning. Yes, this is only the beginning, absolutely, yes. And thank you to all of you. Thank you to Milano All News for featuring us today. And it's a great opportunity for us, for our channel. And a big thank you from my side, but also from the side, from my partner's side, so from Suman's side, to all of you for giving us this platform. And like Albi said, please do visit our channel and hit subscribe if you like our videos. I would like to add one thing here, which relates to the previous question that I was asked, is who are the targets of Good Morning Expat? There's a third hidden target, which are Italian people. Italian local people, actually, which is something that we did not envision when we started the channel. But when we started creating the videos about Chinese food and where to find Asian grocery and so on, our viewer base started having even local Italian people. So I was asked by some of the viewers, oh, where is that store that you were showing about Asian food? Because I like, nice. You know, so Milan has people, Italian people who have very international profiles, you know, so they are people who have traveled the world and have, you know, seen many different countries and places. So this international spirit of Milan is what excites me a lot. And then therefore, it's, I guess, our platform is something that's of course informative and useful for expatriates and international students, but also maybe interesting for the local Italian people. So I hope some of you like it. This is very funny and interesting because, you know, like, it depends on the point of view. Like, it's you new, show it's, the it's city. A new That's point why. Of view. It's a new point. It's a new angle of view for us, for the Italians too, for the Milanese. Okay. Thank you Absolutely. So much, guys. Thank you so much, Bor. Grazie mille davvero a tutti Grazie. Quanti. Siamo super in ritardo, devo chiudere, ma è stata davvero Grazie. Una puntata interessantissima. Grazie, Grazie mille davvero a tutti e tre. Milano Grazie Fabio. Mille. Thank you, Bor, and see you next Thank time. You. Thank grazie you mille so much. A tutti e tre, grazie mille davvero. Soon. Thank you all. Buona giornata a tutti, grazie mille anche a voi che ci avete seguito da casa. Noi torniamo in diretta venerdì, sempre qui alle 12.30 con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto.